stamattina con l'Azione Cattolica, gli scout e tutti i gruppi che hanno aderito a questa iniziativa sul mese della pace, e oggi abbiamo deciso di concretizzarla con questa marcia. Il semplice essere famiglia, camminare insieme, volerci bene, stare insieme per un unico valore, per un unico obiettivo, che è anche quello della pace nel mondo, è già il messaggio più bello che possiamo seminare per le strade di questa città, la nostra presenza, prima delle tante parole che possiamo pensare di dire. Solo nella capacità che noi abbiamo di camminare insieme, di essere famiglia, di essere uno, possiamo creare le premesse per la pace. Questa è la grande testimonianza che stiamo dando. La pace in testa. Avete fatto questo slogan, molto bello, perché la pace deve essere in testa, i nostri pensieri, sempre, dobbiamo sempre essere uomini di pace, non possiamo agire da persone che non vogliono la pace, cioè l'unità, la concordia tra le persone, tra i popoli, tra gli stati, nelle famiglie, ovunque. E per me oggi portare la pace in giro è una cosa che dobbiamo fare tutti i giorni, che dobbiamo trasmettere a tutte le persone. Secondo me portare la pace significa inaugurare a tutto il mondo nessuna guerra, niente di brutto. Come facciamo a vincere le divisioni che ci sono nel nostro mondo, le liti che ci sono nel nostro mondo? Beh, ce la possiamo fare. Dio è con noi, ci ha dato il suo spirito. Noi dobbiamo avere il suo stesso spirito, la sua stessa intenzione di pace, la pace in testa, porre azioni di pace e non di guerra. Si sono venuti qui oggi per questa marcia della pace, e per me portare la pace significa portare perdono, rispetto alle persone. Ce la possiamo fare, Lui è con noi. Quando a scuola voi vedete che qualcuno è bullizzato, capita qualche volta, cosa deve fare un giovane cristiano? Stare anche lui a bullizzarlo? No, a dire fermi tutti, aiutarlo, bravissima. E la pace secondo me significa amicizia, amore, stare sempre amici e non litigare. Tutti amici, però no, perché in pratica è impossibile, però ci si deve rispettare sempre l'uno nell'altro. Amore e rispetto. Sentirsi a proprio agio e in serenità con le persone. Stando più calmi con gli altri, cercando di avere più pazienza quando gli altri ci parlano, senza andare subito contro le persone. Soprattutto non fare cose brutte agli altri. Avete ascoltato delle testimonianze molto belle, almeno i più grandi, Oggi mi ha colpito molto quello che hanno raccontato le signore Luciana e Emanuela. Strumenti di pace sono le donne. La pace nasce nel grembo di una donna. La mia storia inizia nel 2009. Viene ammazzato in servizio mio marito. Per rapinare la pistola al marito, finiscono con l'ammazzarlo. Il più piccolo dei ragazzi, che allora aveva 17 anni, mi voleva incontrare, mi voleva chiedere perdono. E quando è venuto il momento di incontrare Antonio, si chiama il ragazzo, lui è collassato in braccio a me, e contrariamente a quello che ho sempre pensato, io l'ho abbracciato. Abbraccia il ragazzo che l'ha ammazzato il marito, dice che almeno la morte di mio marito possa servire a riscattare la tua vita. Ha tentato di perdonare, cioè di mettere nel suo rapporto col Signore l'uccisore, adesso lo aiuta a recuperarsi pure. Questo è l'annuncio della Pasqua, nella vita concreta. Può capitare che ti ammazzano la mamma quando tu hai 19 mesi di età. Donare pace è l'unico strumento per ricevere pace. Possiamo solo tendere la mano senza giudizio e cercare di dare il nostro meglio a chi ci sta vicino e far sì che determinate cose possano andare meglio. E solo insieme possiamo cambiare quel che non va. Siamo partiti da storie straordinariamente ordinarie, ma ognuno di noi è chiamato ad essere testimoni di pace. Oggi sono qui per dare pace e ricevere anche pace.
Oggi vorrei fare un patto e poi chiudo con voi. Ci state a prendere questo impegno di seminare pace? Ditelo più forte questo sì. Ah, bravi, ecco. Delle testimonianze mi hanno colpito la capacità di perdonare l'altra persona che ha commesso un gravissimo crimine. Curare le ferite di chi ti ha ferito e ritrovare in questo la vera via della pace. Allora, se vuoi la pace, preparati alla pace e cura le ferite, anche di chi ti ha fatto del male. E allora saremo testimoni del risorto, testimoni della Pasqua e testimoni di pace. La giornata è andata molto bene, veramente siamo contenti della riuscita. Quelli che hanno partecipato sono stati coinvolti molto sia le attività dei ragazzi, che abbiamo pensato proprio per fargli capire come tramite alcuni gesti concreti si può costruire la pace nella vita di tutti i giorni, e l'iniziativa per i giovani e gli adulti con le testimonianze che ci sono state di queste familiari di vittime della malavita organizzata che con il loro perdono costruiscono la pace attraverso dei gesti che non sono semplici, ma che sono quelli che dovremmo riuscire a mettere in atto ogni giorno per costruire veramente la pace. E con la pace si fa così. Allora oggi ci impegniamo ad avere la pace in testa, ai nostri pensieri e nelle nostre azioni. Va bene? Sì, me l'avete detto, ci voglio credere. Lo diciamo davanti a Gesù e davanti a sua madre Maria e ci prendiamo questo impegno al termine di questa bella giornata della pace.